No, porca miseria, adesso chiamo Chris. Pronto Chris? Ciao, ciao, ascolta, ho una notizia top. Praticamente nel 2020 siamo riusciti ad arrivare a 30 euro con le donazioni PayPal sul canale, c'è una figata atomica. 30 euro? Fantastico! Che cosa proponi? Ma potremmo semplicemente prenderci qualcosa ciascuno da recensire poi sul canale, che dici? Ottima idea, Luca. E potrei già anche avere in mente qualcosa. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati allo Shibuya Caffè, ciao Chris. Ciao Luca. Ragazzi, grazie ancora per le donazioni PayPal dell'anno scorso. 30 euro non saranno tantissimi, ma per noi sono un'infinità. E veramente grazie perché siamo stati stupiti e felicissimi del riscontro che abbiamo avuto. Come avete visto da ciò che tiene in mano Luca, quei 30 euro sono già stati investiti. Vi ricordo che il PayPal è ancora attivo, quindi tutto ciò che ci donerete sarà usato comunque per il canale, vero? Assolutamente, il nostro PayPal non ha nessuno scopo di lucro, ma soltanto di far vivere questo canale cercando di portarvi sempre più contenuti. Quindi possiamo anche lanciarvi una specie di sfida contest. Con le prossime 30 euro di donazioni lanceremo un sondaggio e prenderemo due serie che deciderete voi. E magari potremmo anche prendere qualcosa da riregalare ai nostri follower. Che dici? Potrebbe essere una buona Esatto. idea. Assolutamente. Beh, bando alle ciance, Ciancio partiamo. alle Andiamo a vedere che cosa abbiamo bande. preso. Chris, a Esatto. te l'onore dello spacchettamento. Questo è tuo Chris, questo è mio. Abbiamo deciso di adottare due strategie un po' diverse per scegliere che volume prendere. Chris, vuoi partire tu? Allora, io era da un po' di tempo che volevo leggermi qualcosa di H.P. Lovecraft. Vi presento questo volume, L'ombra venuta dal tempo di H.P. Lovecraft, adattamento e disegni di Go Tanabe. Allora, ho cercato di unire un pochino le due cose, perché quest'estate ho provato a leggere qualcosa di Lovecraft. Diciamo che il suo metodo di scrittura non è molto nelle mie corde, quindi non sono riuscito a leggermi il Necronomicon. Ho abbandonato dopo poche pagine, ho visto che su Amazon c'era questo bellissimo cofanetto in due volumi e ho detto, boh, proviamo a vedere, visto che comunque sono molto attirato dalle storie di Lovecraft, soprattutto da Cthulhu, e ho già visto che c'è a febbraio, verso fine febbraio, un volume in uscita con una storia di Cthulhu e lo prenderò sicuramente. Ho detto, va, proviamo a prendere quel cofanetto, adattamenti e disegni di Go Tanabe, quindi è un manga praticamente. Che tratta una storia di Lovecraft. Vi farò sicuramente sapere se mi piace, ma adesso vi faccio vedere anche qualche immagine, quindi andiamolo a spacchettare. Come potete vedere, il cofanetto sono due volumi, molto 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 bello. Andiamo a vedere qua. Prezzo di copertina, ve lo dico subito perché i due volumi sono acquistabili anche separatamente senza cofanetto, 6,90 euro il primo, 6,90 euro il secondo per un totale di 13,80 euro, però vi consiglio di prendere la versione, se mai la prenderete, con il cofanetto molto carino, due volumi. Guardiamo il primo volume, come potete vedere, copertine molto molto belle, proprio stile Lovecraft. E ora vi faccio vedere qualche immagine. Disegni molto curati, molto belli. Ovviamente vi farò poi magari una mini recensione per questi due volumi. Bene. Questo è tutto e adesso passo la parola a Luca che ci descriverà il suo volume. Bene ragazzi, ecco il mio volume. Ho deciso, come vi dicevamo prima, di scegliere una strategia un po' diversa. Avevo guardato dei volumi unici, avevo guardato delle serie già complete. Ho deciso invece di prendere Hot Rod. Hot Rod è una serie Dynit che sarà in due volumi, questo è il volume numero uno. Originariamente uscita in Giappone in quattro volumi. E la Dynit ha deciso da 1985 che è uscito in Giappone di proporcelo finalmente anche qua in Italia. Categoria del manga shoujo, genere drammatico sentimentale gang giovanili. Perché ho deciso di prenderlo? Perché viene considerato un manifesto della metà degli anni 80 con una gioventù giapponese un po' persa, un po' che deve trovare se stessa.
e questa ambientazione delle gang giovanili mi ispirava tantissimo. Guardate la copertina, veramente molto molto bella a mio parere. E una particolarità di questo manga sono i disegni molto sfuggenti, molto, ve li faccio vedere qui da vicino, molto diciamo schizzi come potete vedere, ma come scelta stilistica, perché poi quando si deve andare sul particolare, caspita, ce n'è di particolare qua. Per cui veramente una serie che non vedevo l'ora di leggere e recuperare. Abbiamo una copertina a colori con le alette e Taku Tsumugi ai disegni e alla storia. Sicuramente vi proporrò un video dedicato più avanti quando l'avrò letto, magari anche quando avrò letto il volume numero 2 che dovrebbe uscire adesso a gennaio. Bene ragazzi, sperando che questo video vi sia piaciuto e sperando che i nostri acquisti siano stati di vostro gradimento, scriveteci se avete dei consigli di manga che volete che compriamo prossimamente o che volete che recensiamo. Vi ricordiamo che abbiamo fatto, oltre a tutti i nostri classici video acquisti e video in fumetteria, anche molte recensioni. Mi raccomando, continuate a seguire il canale, restate aggiornati, vi terremo aggiornati anche su novità, news, tutto quello che succede anche nel mondo delle fiere, semmai ritorneranno ad esserci a breve qualche fiera, sperando nel Bologna Nerd, ma penso proprio che quello... Magari lo faranno a più avanti, di sicuro non a gennaio-febbraio come facevano di solito, temo. Comunque dandoci appuntamento sicuramente al Luca Comics 2021, sperando che quello invece ci sia. Quello speriamo veramente fortemente che ci sarà, visto la mare in bocca che c'è rimasto nel 2020. Un grande saluto da Luca. Un grande saluto da Chris. E un ciao dallo Shibuya Caffè. Ciao ragazzi.